Buongiorno a tutti e benvenuti di nuovo sul mio canale con il nuovo video dedicato alla cura del corpo, perché vi parlerò sia di creme, sia di qualche olietto, sia di qualche crema SOS, quelle cremette che magari non si usano spesso, ma che quando se ne ha bisogno è importante che siano presenti. Non corpo però manca qualcosina che poi vabbè vedrò come incorporarla perché sennò vi veniva un video lunghissimo perché pensavo non fossero tante, invece sono veramente tante. Poi magari di qualcuna vale la pena parlarne un po' in più in maniera approfondita, ma quello lo vedremo. Adesso faccio una carrellata sia di prodotti che ho finito, sia di prodotti che ho in qualche modo abbandonato perché vuoi per il caldo, vuoi perché alla fine non mi piacevano tanto, sia di prodotti ancora in uso. Non so da dove incominciare, ma inizierei da un prodotto, diciamo così, flop. Il prodotto flop che a me non mi ha entusiasmato granché, che avevo trovato in una beauty box, adesso non mi ricordo se era il calendario dell'avvento del 2017. È tantissimo che non faccio video, per cui tanti prodotti proprio li avevo messi via apposta per in previsione di fare il video. Altre cose invece che pensavo di aver tenuto, invece le ho buttato via le confezioni perché poi ogni tanto dico: ma sì, ma va, Ginger, stai scalando la sedia, ti sento, ti stai facendo le unghie. Vabbè, comunque iniziamo. Allora, il primo prodotto di cui vi voglio parlare è della Essere Solo Natura ed è questa body lotion, quindi questa lozione per il corpo, la camomilla e la malva, che dovrebbe essere. Ciao, che dovrebbe essere idratante e rilassante. Allora, questa ne è rimasta ancora un pochettino perché alla fine è andata un po' a male. La usavo, però vi devo dire la verità, sebbene la consistenza mi piaccia perché è una lozione, per cui per tutti i giorni va benissimo perché così si assorbe subito, eccetera. Aspetta che chiudo il computer prima che mi invii mail. Ginger? Madonna, ma cos'è tutta sta robina qua? Devo dire alla fine che non mi è piaciuta perché metterla o non metterla era la stessa identica cosa. Adesso c'è anche fin troppa luce. Un prodotto made in Italy, vegan, ok, con la certificazione IAB e la certificazione Cosmesi QC. A me sinceramente questo tipo di crema non mi è piaciuto proprio perché non l'ho trovata lenitiva, non l'ho trovata idratante, non l'ho trovata rilassante, non mi è piaciuta per niente, per cui la dovresti ricomprare? No. Perché, ripeto, probabilmente chi non ha grosse problematiche o chi magari va in palestra, eccetera, eccetera, che deve avere una cosa veloce da mettersi, sì, però non ha potere sulla mia tipo di pelle, per cui una pelle abbastanza secca, non ho visto nessun tipo di risultato, mi si seccava dopo la pelle, dopo averla assorbita, no. Per cui per me questa purtroppo no. Invece un altro fluido che mi è piaciuto tanto, Ginger, è in calore. Stiamo finendo, però ce l'ho sempre addosso. È questa della Vianek, che il barattolo, io non lo so, mi si conciano sempre in una maniera mostruosa. Comunque è un balsamo corpo nutriente, ne manca tanto così, ahimè, l'ho dovuta mettere da parte proprio recentemente perché con il caldo, tenendola sul davanzale della finestra, è andata male. Purtroppo capita, d'estate è una roba bruttissima, ma capita. Allora, questa è con estratti di pulmo, voi non lo sapete, ma io sta passando un trattore enorme. Con questa mano sto facendo le coccoline sul panzino alla Ginger.
Con estratti di pulmonare, alino, e che credo sia polmonaria però, è una ditta polacca. Polmonare, alino e calendula, balsamo corpo profumato con estratti di polmonare, alino e calendula per la cura di tutti i tipi di pelle. Nutre, ammorbidisce e dona elasticità grazie al contenuto di olio di livello spinoso e di semi di albicocca, idrata a lungo e rafforza l'epidermide rendendola più elastica. Il balsamo è stato arricchito con il miele, sostanza caratterizzata dalle proprietà rigeneranti. 18 mesi alla data di scadenza 2 2019, ma ripeto, appunto, avendo preso il calore, purtroppo proprio l'ultima, ma per fortuna ne mancava tanto così, ho proprio sentito che non ha più non è più buona, proprio ha cambiato anche odore, per cui però l'ho usata tantissimo. Un balsamo corpo però non di quelli pesanti, ma che si assorbe abbastanza bene subito, non lascia la scia bianca e la pelle comunque era abbastanza ammorbidita, abbastanza nutrita. Per cui a me questa mi è piaciuta. Non mi ricordo benissimo il costo perché l'avevo presa in promozione. Sempre sul sito dove ho preso anche la pietra d'argilla. Quindi non, però devo dire la verità. Questo mi è piaciuto tanto. Ho anche preso altro di questa marca qui che è la Vianek, però ve ne parlerò. Ogni cosa a suo tempo. Poi, allora, se vi ricordate, vi avevo parlato dello scrub del dottor Tuffy, della linea delle rose, che l'avevo amato. Siccome non era la prima confezione che prendevo di quella, ma ne avevo già presa altre, perché proprio lo amo, avevo deciso di prendere anche questa, che è l'acqua di Bulgari, sempre linea alla rosa, Dr. Tuffy, fiori bianchi, burro corpo. Allora, purtroppo questo burro corpo qui l'ho dovuto abbandonare perché abbandonare momentaneamente. Se non mi va male anche questo, perché è davvero burro, per cui va benissimo solo ed esclusivamente nei periodi tanto 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 freddi. Sta giocando. Qui è proprio, no, questo è ancora buonissimo. Profumo di fiori, di rosa, spicca, cioè è ricchissimo. Questo ha un prezzo abbastanza importante. Però è una di quelle cosine, secondo me, che in alcuni momenti dell'anno tu vuoi giocare, mi sta portando tutti i giochini di qua, perché è una gatta da riporto. Ha voglia di giocare, adesso sta meglio, sta passando il calore, per cui vabbè, ma voi non vi interessa. Volevo dire, estratti di rosmarino, iperico e rosa. Non unge e dà una lunga rilassante profumazione applicato con un massaggio speciale soprattutto nelle aree dove la pelle è più disidratata, quindi ginocchia, gomiti, comunque gambe. Questa è buona, questa la vedi, c'era anche in italiano. Morbida carezza di benessere all'anima candida ed intensamente femminile della rosa bianca di Bulgari, che diffonde un amabile profumo in sintonia con soffi di fiori di pesco e legni dolci. È un burro cremoso per il corpo con emulsionanti e cristalli liquidi derivati dall'olio d'oliva. Dalla texture vellutata ed iperemolliente con burri di rosa e karité, aiuta a nutrire e tonificare le pelli grazie agli oli di oliva, mandorle dolci e vinaccioli, quindi anche antiossidante. Ed un effetto anti-age con la vitamina E, perfetto anche per pelli molto secche. Qua udivo un'azione iperidratante con gli estratti di rosmarino, iperico e la rosa. Dona un'immediata sensazione di emollienza, non unge, bensì rilascia una lunga profumazione rilassante. Applicare con leggero massaggio, soprattutto nelle zone dove la pelle è più arida, come le gambe e le braccia. Se avete dei problemini, io ve la consiglio veramente perché non è niente male, quindi la potete anche prendere, sì. Stavo facendo una foto nel frattempo.
Organic Shop. Come vedete, le sto bocciando quasi tutte le cose di Organic Shop, però comunque le ho prese, le ho provate, le volete provare. Prezzi, ripeto, molto popolari. Questa è la crema per il corpo Japanese Camellia, quindi è la camomilla giapponese. Camomilla, camellia giapponese. Per fortuna me ne sono leggera. Me ne sono resa conto perché c'è Ginger che sta giocando con la mia gonna e con il giochino, vabbè. Crema leggera a base di burro di karité, preziosi oli biologici, olio di camelia, olio di vinaccioli, olio di albicocca, olio di rose e olio di macadamia. Aiuta a ringiovanire la pelle lasciandola liscia e vellutata. Capite che con l'olio di camelia, che è un olio preziosissimo, è buonissimo, lo fa anche Dr. Taffi, proprio olio di camelia. Io me lo concedo ogni tanto perché è veramente una cosa ricchissima, e a parte la profumazione che è spaziale. Olio di vinaccioli, quindi anche antiossidante, olio di albicocca nutriente, olio di rosa e olio di macadamia, sono elasticizzanti, emollienti, nutritivi, chi più ne ha più ne metta, sono tutte cose veramente, veramente top. La profumazione è gradevolissima, leggermente dolce, ma molto. Questa l'avevo anche questa momentaneamente abbandonata. Ieri sera mi sono fatta la doccia e ho detto fammela riprovare perché non me la ricordo neanche più, perché l'avevo messa un attimo da parte. L'avevo messa da parte perché, allora, io adesso che sono le 3 del pomeriggio e la doccia l'ho fatta ieri sera, ho ancora la pelle, la sento ancora morbida dalla crema. L'unica pecca che ha questa crema è il fatto che lascia una scia bianca enorme, e io effettivamente ho poca sopportazione delle scie bianche sulla pelle, soprattutto d'estate. Però devo essere sincera e devo dirvi che alla fine comunque si è questa scia bianca è veramente tanta. Volevo farvi una foto e metterla su Instagram. È veramente tanto, però poi non avevo tempo perché dovevo fare la cena e tutto. La scia bianca è veramente, veramente tanta. Però devo dire la verità che nel giro di 5 minuti scompare. Certo che se ti devi fare la doccia, mettere la crema, vestire e uscire, no. Se te la fai, che poi devi andare a letto, comunque hai del tempo in casa, che anche se qualcuno ti vede, insomma, cioè, o hai marito, compagno, figli, qualcuno di casa, quindi, cioè, voglio dire, chi se ne frega, 5 minuti di scia bianca, se no, insomma, è molto morbida, una texture molto morbida, comunque si stende bene. Ripeto, è ricca, è una crema ricca che con un prezzo veramente popolare fa tanto. Fa tantissimo, per cui questa mi sento di consigliarla dell'Organic Shop. Ripeto, è alla camelia e 5 oli, crema corpo. Questa sì, ci è piaciuta. Poi adesso attualmente è in uso proprio perché questa qui mi era andata male in 2 secondi. Ero capitata in una bioprofumeria di cui vi ho già parlato così in un altro video, un attimo velocemente, non sapendo bene su cosa orientarmi e non avendo avuto la proprietaria e la capacità di consigliarmi bene, no, pensavo non stesse più registrando, alla fine mi fa: guarda, c'è questa qui in offerta di Mater Natura, costa 10 euro in offerta. Lozione addolcente corpo e fiori di cotone, me l'ha fatta provare sulla mano. Io d'estate cerco sempre cose molto molto facili, leggere, che si assorbano, ma che nello stesso tempo comunque idratino e nutrino. E l'avevo provata così velocemente sulla mano, il profumo mi era piaciuto, si era abbastanza assorbita subito, per cui ho detto: ma sì, va, comunque Mater Natura fa sempre delle cose buonissime. Per cui va bene, buttiamoci su di lei. Allora, anche lei fa una scia un pochettino bianca.
Ma comunque non vi interessa perché praticamente, a quanto ho capito, è andata già fuori produzione. Perché Mater Natura si sta specializzando nei prodotti per capelli, per cui farà sempre meno cose che magari faceva e sempre più cose per i capelli, prodotti per i capelli. Almeno a quanto ho capito, a quanto mi ha detto questa della bioprofumeria e a quanto ho visto un attimo sul loro sito. Non c'è scritto niente, però vedo che alcune cose che c'erano non ci sono più, per cui ho fatto uno più uno, probabilmente è vero. Allora, questa contiene, vabbè, acqua, olio di sesamo, vi parlo dei principali attivi, il burro di karité, poi c'è un po' di malva, c'è il burro di cocco, l'olio di lino, vabbè, l'olio di mandorle dolci, l'aloe, la malva, l'ho già detto. L'Altea, e poi appunto ci sono questi fiori di cotone che danno comunque la profumazione. Poi di scia bianca la lascia, eh. Vabbè, adesso sulla mano scompare subito, anche perché se ne mette, beh, insomma, vedete che un po' di scia bianca la dà, però diciamo che il profumo è gradevole, è fiorito, non è troppo dolce. Ci sta, ci sta. Ed è abbastanza buona, insomma, non da usare tutti i giorni d'estate va bene comunque. Quando si assorbe, comunque, guardate, non c'è già più. Va bene, è una cremetta così, diciamo che tanto è fuori produzione, per cui io la sto usando adesso. Ma vabbè. Due oli corpo solo. Ah no, poi invece per il doposole ne ho altri, però adesso non li ho cercati sinceramente, però vi volevo far vedere questo che è abbastanza nuovo almeno qua. Quello della Rilastilla Sun System, che praticamente è a spruzzata, per cui facciamolo di qua. Lo spruzzi. Vabbè, io adesso l'ho fatto da molto vicino, lo passi, si asciuga e via. Ha una profumazione da doposole, né troppo cattiva né eccelsa, però devo dire la verità che come doposole va benissimo. E soprattutto è veloce perché anche sulla schiena, insomma, si può spruzzare, è molto veloce. Quando si è al mare va bene avere cose veloci che vadano via subito, ovviamente non è bio, però ripeto, cioè, nel senso, lo usi quel mese all'anno e via. Per cui va bene. Io l'ho già usato perché a giugno ero andata al mare e l'avevo già usato. Adesso vediamo, magari. Oggi qui di tutto. Stanno passando anche i cantonieri a fare finalmente col decespugliatore. Vabbè. Va bene. Poi passiamo a olio corpo. Uno è l'olio corpo all'olio di argana di Qualicos, marca di cui vi avevo già parlato in un altro video, e questo, semplicemente questo, olio di argan arricchito con oli essenziali, estratti vegetali dalle note, proprietà drenanti, quindi anche un olio drenante. Sono 75 ml. Certificato AIA senza parabeni, paraffine, oli minerali, eccetera, eccetera. Questo sì, appunto, dovrebbe anche perché c'è olio argan, elianto, olio di mandorle dolci, olio di sesamo, olio di macadamia, il kernel non me lo ricordo. Orisa sativa, anche un'altra roba che non mi ricordo mai, sti due. Ma lì cerco la centella asiatica, l'ippocastano, l'olio di limone, la salvia, l'olio di salvia, insomma, ci sono un po' di oli dentro essenziali drenanti. È finito subito, immediatamente. Io poi me lo mettevo dappertutto perché, cioè, se ci manda una cosa la metto dappertutto. Costosicchia, non è proprio a buon mercato la linea Largan di Qualicos,
costa milioni, eh. Io ho sempre preso in promozione con gli sconti. Ma c'è chi lo trova fantastico. Io l'ho usato, ho voluto finirlo, l'ho usato per finirlo, ho detto tanto è poco. Per cui. Altro olio per il corpo è l'olio secco Viso e Corpo Karité Jojoba della BOB. La BOB ha alcune referenze che sono buone. Questo vabbè anche per il viso, io non, per il viso questo non l'ho usato. Allora, a me piace, ma c'è stato un problema di oltre ad essermi arrivato, credo che non lo producano anche questo più, o comunque la bioprofumeria dove l'ho preso non lo tiene più. Mi è arrivato così e poi c'è questo che è rotto. Non mi ricordo più bene che problema avesse, però era un po' rotto, per cui non veniva via bene. Profumazione abbastanza buona, è un olio secco per cui comunque si assorbe velocemente, e però appunto c'era questo che era un po' rotto e questo me l'ha fatto mettere un attimo da parte. Però lo dovrei tirar fuori e finire perché è un peccato. Questo, anche questo l'avevo preso in sconto, non con una promozione, ma era proprio in sconto perché non li teneva più. Per cui cioè, molto basico nel senso, Karité e Jojoba, ma che già comunque sono dei buoni oli. E in più con la vitamina E. E ovviamente dopo il bagno, io adesso me lo sono spruzzato così. Però. Ah, 14,90 € costava, io probabilmente l'ho pagato 10 euro, neanche 9. Comunque, sono solo questi due oli qua, per cui, però van bene, non è che non van bene. Secco, veloce, papà, solo che sta pompetta si incanta e dopo io mi stufo e l'avevo messo un attimo lì. Poi, di sempre di Tortaffi. Questa mi era arrivata proprio in regalo, avendo fatto un ordine, c'era questa in regalo che te la mandavano, crema fresca e idratante ideale per vitalizzare la pelle lasciandola fresca e profumata, senza grumata di arancio, limone e lime, risveglia i sensi come un ritmo travolgente della musica rock. Questa è una crema molto veloce, senza infamia, senza lode, infatti così, è una cremetta, una cremetta. Con l'olio d'oliva, l'olio di mandorle, l'olio di karité, di nuovo, sì, l'orisa e il riso, l'olio di riso, il saponificabile di oliva, l'olio di cotone, di fiori di cotone, non lo so, il miele, la pesca, il pompelmo, il mirtillo, l'albicocca, il ribes nero, il mandarino, insomma, no, vabbè, di roba ce n'è dentro. Costava neanche tanto, credo 10 euro. Comunque a mamma era arrivata in ritardo, in regalo. Poi l'avevo messa da parte perché volevo usare qualcos'altro di cui non mi ricordo. Poi parliamo di, velocemente, solo ve ne parlo oggi di due per non perderci. Però, acqua profumata di Neitou ai fiori d'arancio. Limone, betaina, è una fitocosmetica buona, ci piace, la devo finire perché l'avevo messa da parte perché non la volevo finire un po', e un po' perché c'è dentro l'alcol, però mi è stato detto che evapora e non è fotosensibilizzante, io non lo so molto bene, però per cui questa l'avevo un attimo messa, poi ci sono i peg, non è naturale. Non male da quella, magari prima di andare a letto va bene. E poi io
Io l'avevo trovata molto buona, ma la gente non l'ha trovata buona, quindi mi hanno detto che non la producono più, ma non so poi anche quanto sia vero. È l'acqua corpo idratante, certificante energizzante di Mare Essenzia con estratto di posidonia oceanica delle isole Egadi. Acqua spray formulata con estratto di posidonia oceanica, acido ialuronico, fattore di idratazione, olio essenziale di arancia dolce e limone di Sicilia. Cioè, a me questa acqua profumata qui mi è piaciuta un casino. Mi hanno detto che non la fanno più perché l'hanno ritirata, perché la gente si è lamentata che non fosse veramente un'acqua. Io me la sono sparata in 2 secondi perché rimaneva un po' oleosa. È un'acqua corpo idratante, arricchita di oli, non lo so, a me questa aveva costato una fucilata, anche presa in saldo, però a me piaceva tantissimo. Questa è una ditta che è specializzata appunto a fare prodotti con l'alga posidonia. A me questa mi era piaciuta tantissimo, ci sono rimasta male perché questa qui della bioprofumeria aveva questa marca qui, quindi gliel'ho chiesto, ma ho detto ah no, non la fanno più, non piaceva nessuno, ma va, che gherla. A me era piaciuta, a me questa veramente è un peccato che non la producano più perché mi era veramente piaciuta, mi era piaciuta tanto. Era abbastanza, l'effetto idratante non era fortissimo, però comunque quando ti fai 2 o 3 docce al giorno perché fa troppo caldo, non è che ti puoi rimettere la crema ogni volta. Quindi una delle ti mettevi su questa acqua idratante, oppure la mattina se avevi bisogno un attimo, non lo so, io ad esempio ieri ho fatto la doccia ieri sera, stamattina mi sono lavata a pezzi, non ho rifatto la doccia perché comunque l'avevo fatta prima di dormire e la rifaccio poi stasera. Stamattina io ho un'altra acqua idratante, me la sono spruzzata un attimo così, anche se comunque ho ancora quella su di ieri, la crema, sento ancora i benefici della crema di ieri, però comunque un pochino di idratazione in più, di fattore idratante me lo metto. Non lo so. Poi passiamo un po' a degli specifici, a delle cose che possono servire. Allora, io di Domus Solea ho questa crema gambe Drena Lift che è drenante, defatigante, antiossidante, elasticizzante, effetto fresco. Allora, con i peptidi e il congogito toscano e peptidi dalla foglia di olivo, vabbè, elevato contenuto di principi funzionali in collaborazione con l'Università di Firenze. Domus Solea Toscana lavora in collaborazione sempre con l'Università di Firenze. Effetto fresco. Allora, io penso di avere un problema con questi effetti freschi perché a me poi mi virano sul caldo e vado a fuoco. Per cui, allora, non è male questa crema qui, mi piace tantissimo questa cosa che vi faccio vedere. È un tubone enorme, secondo me, perché mi piace tantissimo questo, che quindi non fa i pirolini di crema secca. Questo mi piace tantissimo. È abbastanza buona, non è proprio nel senso che sì, l'effetto te lo dà abbastanza blando, però devo dire, almeno per le mie gambe, non è fortissimo. E poi ogni tanto appunto mi vira sul calore e quindi, cioè fresco, ok, lo sento, proprio mi vira sul caldo. E allora lì non ce la faccio, mi dà fastidio, mi brucia proprio. Comunque ci sono vi dico solo le sostanze funzionali che sono gli estratti di foglie d'olivo e bacche di goji, la vitamina A, E e C, quindi azione antiossidante antirughe, il mix di peptidi che è l'azione antirughe, come tipo Botox-like, escina, caffeina, edera, rusco, ipocastano, foglie di vite. Quindi aiutano il drenaggio dei liquidi nel caso di pelli affette da ritenzione idrica, capillari a vista, migliorando l'elasticità e la tonicità cutanee ed eliminando le tossine dei tessuti. Il mentolo, che ha un effetto rinfrescante, analgesico e decongestionante. Gli acidi della frutta, quindi HA da uva, mela, limone e grano, che stimolano con delicatezza
il rinnovamento cellulare ed eliminano le cellule morte, levigando la pelle. Betaina naturale, glicerina vegetale, sorbitolio e miele, con spiccata idrazione, azione idratante umettante. Il collagene vegetale con mantenimento dell'idratazione effetto tensore istantaneo. L'olio di nocciolo di albicocca che torna in tutte le creme che ho. Mandorle dolci di girasole e burro di karité per un'azione nutriente, emolliente, elasticizzante e antirughe. Cioè, capite che andando a leggere le sostanze funzionali dici, caspita, è una bomba. È proprio una bomba, devo dire, non è male assolutamente, non è male assolutamente, probabilmente sono io anche che sono un po' incostante, però stasera la riprovo, però secondo me questo mi fa effetto un po' caldo, cioè passato l'effetto freddo io divento, vado a fuoco, non so perché, magari sono un po' sensibile a qualche cosa che c'è dentro, non lo so. Ho provato un'altra crema di mia mamma, però quella quasi medica, con le scine e tutto, quella gambe leggere davvero. Questa appunto con il fatto che mi vira poi al caldo, non so, se voi l'avete usata e anche voi avete provato la stessa cosa, fatemelo sapere. Poi, arrivata con una collaborazione con la Guam, il fango crema notte, crema corpo. Io non ce la faccio. A fuoco, non ce la faccio. Non gli ho fatto la recensione. Infatti, vabbè, gli avevo chiesto delle cose. Io non ce la faccio, pizzicorio attivo, cioè non ce la faccio. Mi spiace. Poi, Dina Comi, prima volta che. Allora, questa crema qua è la prima cosa che ho provato di Dina Comi, sia io sia una mia cara amica, e ci ho fatto un po'. Come dire, prima impressione negativa, not di Nakomi. Per fortuna che poi si va avanti, si provano anche le altre cose, ci si accorge che ci sono delle referenze buonissime. Perché se io mi fossi fermata a questa, che mi era arrivata con una My Beauty Box, ciao, ciaone. Sto parlando del burro corpo naturale, olio di argan e burro di karité di Nakomi. Allora, è anche scaduta, adesso la butto, io l'avevo tenuta appunto per fare il video, che poi non l'avevo mai fatta perché aspettavo di finire, aspettavo, ma basta aspettare di finirla, non la finisco più. Che l'ho usata, adesso basta, è andata male. Io l'ho usata, è il burro, lo tenevo sul calorifero, che così si sceglieva da usare d'inverno, e lo usavo per i piedi, per i gomiti, per le ginocchia, stop. Non è cattivo il burro, è l'odore. È l'odore che è di fragola, che dite, che buono. No, è pesantissimo. È pesantissimo, sembra una Big Mama alchimica. A lei era arrivato quello all'arancia, mi sembra anche a lei faceva schifo. È solo la profumazione, perché poi il burro di karité è buonissimo, cioè, e fa quello che deve fare. Peccato che, ripeto, cioè una profumazione che, mio Dio, anche d'inverno con meno 40 gradi, no. Anche no, insomma, troppo, 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 troppo olio essenziale, probabilmente, troppa profumazione, non lo so. Quindi, per fortuna che non mi sono fermata. Come burro, comunque l'ho usato, ripeto, io me lo mettevo sui gomiti, sulle ginocchia, sui piedi, sui talloni, sul culo, perché anche no, lì dietro dove ci appoggiamo sempre, insomma, le parti che sfregano. Poi, allora, ma alla fine l'ho preso? Sì, eccolo. Un'altra cosina che allora io vi consiglio di avere come crema SOS è il burro di vino Francesca Multioso di sezione Aurea. Sezione Aurea è un'azienda italiana pugliese. Allora, ripristina l'idratazione di quelle parti soggette a secchezze. Si consiglia di utilizzarlo su, udite udite, labbra, tatuaggi, punte dei capelli, unghie cuticole, mani, contorno occhi, collo,
collo e décolleté, smagliature e tutte le parti screpolate del corpo. Può anche essere usato a sostegno di struccanti o acque micellari per rimuovere il trucco. Sbizzarrite la vostra fantasia. Quindi è un prodotto multifunzionale, è un mix di olio e di burro, che spero non sia andato a male. Questo c'è tantissimo olio di cocco, olio di cacao, burro di cacao dentro. Questo è da usare ovviamente solo in inverno. E io l'ho usato tanto per le labbra, appunto, è una cosa pure, che ne so, inverno vi viene il raffreddore, vi soffiate tanto il naso, sapete che qui diventate tutte rosse, vi si spacca tutto, fa male boia. Una puntina di questo, perché adesso è abbastanza liquido, l'inverno solidifica, una puntina, tac, vi aiuta sulle labbra secche, uguale sui gomiti, sulle cuticole, sui talloni. È una di quelle cosette, diciamo, di quelle creme che comunque ci vogliono, no? Quelle creme che non usi tutti i giorni, non è che ti ci spalmi, però quando servono sai che ce l'hai ed è una sicurezza. Altra sicurezza nella vita è l'aloe, il gel d'aloe. Allora, io ho provato tantissime marche di gel d'aloe. La prima volta che ho provato il gel d'aloe non l'avevo capito. L'avevo usato come idratante, perché loro, ma questa azienda con cui avevo collaborato, stiamo parlando di tanti anni fa, 2012, mi aveva detto usalo come idratante. A me faceva tutta la pellicina, tutta la pelle secca, eccetera. Usalo per i capelli, non mi piaceva. L'unica funzione per cui io avevo trovato un buon utilizzo per l'aloe, che non è da sottovalutare, è in caso di punture di insetti, quindi zanzare, perché lenisce in una maniera mostruosa il prurito, e per le scottature. Se tu ti scotti in cucina, ti metti subito un pochino di gel d'aloe, non viene bolla, non viene niente, è fantastico, bisogna averlo assolutamente. Io fino a pochissimo tempo fa compravo questo qui della B&B, che era quello che, diciamo, mi piaceva di più fra tutti quelli che avevo provato, che è aloe vera al 99%, se non sbaglio, privo di fragranze né niente, 97% di puro succo d'aloe, quelli poi ci saranno i conservanti, esatto. Adesso è da poco che ho scoperto questo di Officina Umbra, acqua, aloe barbadensis, glicerina e conservante. Cioè, questo qui, di questa marca qui, lo potete mettere anche sulle gambe, che non lascia la pellicina classica del... Questo è il migliore, raga, l'ho pagato, perché non l'ho pagato poco. Questo qui l'ho pagato. Questo qui di B&B costa 10 euro tipo, e sono 250 ml. Questo sono 200 ml e l'ho pagato di più in bioprofumeria. 99% da puro succo di aloe vera biologico. Cioè, è una figata. È buonissimo, è idratantissimo. L'ho usato anche, me lo sono spalmato anche sulle gambe dopo la ceretta. Fatto a mano, certificazione IAB. Fantastico. Questo è il gel d'aloe vero, puro, perché è al 99%, ancora più puro di quello. Questo è fantastico. Poi, altre due cremette. Crema arnica, non deve mai mancare nella casa di nessuno, perché se avete un dolorino, un'articolazione infiammata, un'infiammazione, qualsiasi cosa, alle articolazioni, botte, eccetera, l'arnica insieme al timo, fantastici. Fa bene questo, anche se dovete fare delle iniezioni, così mettete sull'arnica, crema all'arnica non deve mai mancare. Dolori muscolari, io con Nanni che fa un lavoro pesante prendo un sacco di botte, lo spalmo su. E poi una cremina, che però ve ne parlerò poi meglio,
tuttofare e questa crema lenitiva allo zafferano di Natura Equa. Io ve ne parlerò perché io ancora personalmente non l'ho provata. Anche questa è una crema SOS in caso di irritazioni, bruciature, dermatiti e tutte queste cosine qua. L'ho messa a mio papà che aveva tutta una dermatite sul piede al mare. Gliel'ho messa, la sera non aveva più niente. Quindi questa è una chicca, però questa chicca qui ve ne parlo poi quando anche io avrò l'occasione di provarla bene, perché ancora non mi è capitato niente, magari la prossima scottatura che non mi farò apposta nel forno, o schizzo di olio bollente nell'occhio, la userò, invece dell'aloe userò questa e ve ne parlerò. Vedremo. Io direi che non so quanto minuti di video, comunque vi ringrazio per essere stati qui. Prossimo video che farò, penso che inizieremo a parlare di capelli. Parleremo di capelli, quindi parte dedicata allo shampoo, balsamo, oli, styling e chi più ne ha più ne metta, va bene? Ok, ci vediamo alla prossima. Nel frattempo, ciao ciao, seguitemi su Instagram così lì ogni tanto pubblico qualcosina, anche se non pubblico quando vado in giro perché io non tiro fuori il telefono mai quando vado in giro perché ho un'idiosincrasia, quindi solo quando sono in casa cazzeggio per i fatti privati miei. Volevo dire qualcosa? Ah sì, vabbè, se vi è piaciuto il video mettetemi magari un pollicino, iscrivetevi al canale, lasciatemi un commento, interagite in qualche modo. Va bene, ok, io vi ringrazio. Buona giornata a tutte e tutti. Ciao!